Il commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, Giovanni Legnini, al lavoro per riorganizzare la struttura commissariale. In particolare ha annunciato di essere concentrato su tre delle cinque ordinanze ritirate dopo le osservazioni della Corte dei Conti. I nuovi testi riguardano nello specifico l'anticipo per i professionisti per i progetti di ricostruzione, l'assunzione di 200 nuove unità di personale negli uffici speciali per la ricostruzione nei comuni e la modifica di alcune disposizioni di precedenti ordinanze. Oltre a questi aspetti, il commissario è al lavoro per la riscrittura dell'ordinanza sulla semplificazione delle procedure di ricostruzione, con l'intento di renderla più incisiva ed efficace, il cui obiettivo è quello di dare in tempi molto più stretti un forte impulso sulla ricostruzione privata, in particolare degli edifici con danni lievi, senza trascurare gli altri interventi. Una situazione su cui i sindaci si sono detti ottimisti per dare un definitivo cambio di passo. Purtroppo in questa emergenza, in questa fase di emergenza coronavirus, non è possibile incontrarsi, fare riunioni politiche, ma ho avuto modo di parlare con il commissario Legnini e ho fatto presente quelle, insomma, che sono poi le richieste di tutti, quello di velocizzare la ricostruzione, in particolar modo quella leggera, legata all'inagibilità B. E C, di rimuovere tanti di quei lacci e lacciuoli che purtroppo di fatto non hanno fatto partire questa ricostruzione. Io, insomma, ho molta fiducia che questo avvenga, soprattutto quello che speriamo è che possa anche, insomma, a livello di struttura, di personale, essere implementata tutta la macchina che si muove e che lavora per la ricostruzione. C'è grande fiducia, ripeto, dietro la persona di Giovanni Legnini e sono sicuro che nonostante, insomma, questo periodo di forte di difficoltà legata all'emergenza coronavirus, riusciremo comunque a continuare a svolgere il nostro lavoro.